Freddo anomalo, vento e neve in Sicilia nelle ultime ore tra le zone più colpite dalle temperature polari, i paesi alle porte di Catania. La neve è caduta abbondante nella zona a nord della città a quota 200. A Catania la temperatura ieri è scesa fino a 3 gradi centigradi. Oggi una giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, temperature comprese tra i 4 e i 12 gradi e venti moderati. Le temperature si manterranno basse almeno fino a domani, giornata caratterizzata da pioggia o rovesci anche intensi, temperatura minima di 3 gradi e massima di 11. Si raccomanda prudenza in auto, diversi gli incidenti nell'Interland Etneo a causa dell'asfalto ghiacciato. Tre sedicenti cittadini di nazionalità gambiana, guineana e ciadiana sono stati fermati dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di Catania in collaborazione con la Guardia Costiera per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in relazione allo sbarco dei 246 migranti e di un cadavere, pare di un uomo caduto in mare poi annegato, giunti al porto di Catania lo scorso 16 gennaio a bordo della nave Dattilo della Capitaneria di Porto. Si tratta di Limboie classe 90 e del minorenne G.D. classe 99, individuati quali componenti dell'equipaggio di un primo gommone su cui viaggiavano 131 migranti, mentre Idis Adam classe 87 sarebbe stato alla guida dell'altro gommone soccorso con a bordo 116 migranti. Gli investigatori hanno ricostruito la dinamica del viaggio. Secondo le testimonianze acquisite, anche altri 5 migranti a bordo del secondo gommone sarebbero caduti in mare, risultando al momento dispersi. I due maggiorenni fermati sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza, mentre il minorenne è stato condotto presso il centro di prima accoglienza di Via Franchetti. Un addetto alla manutenzione e al rifornimento di distributori di bevande installati all'aeroporto Fontanarossa di Catania è stato denunciato dalla polizia in stato di libertà per aver manomesso la gettoniera della macchina utilizzata quotidianamente da migliaia di passeggeri in transito da Catania. L'uomo, I.C., queste le iniziali, di 36 anni, con una spiccata inventiva criminale, inseriva infatti delle monete straniere bloccate con del nastro isolante all'interno della gettoniera, con lo scopo di bloccare le monete degli utilizzatori che spesso, a causa di mancanza di indicazioni o della lieve entità del danno, rinunciavano anche al risarcimento. Gli operatori della polizia di frontiera, insospettiti dalle continue segnalazioni dei passeggeri, hanno così chiesto all'indagato di aprire il distributore in loro presenza, accertando la manomissione. L'uomo, che inizialmente ha negato ogni responsabilità, è stato smascherato anche dalle immagini di videosorveglianza interna. Adesso al vaglio della Procura Distrettuale della Repubblica, che sta valutando eventuali ulteriori responsabilità penali, oltre quelle derivanti dal danno di immagine all'azienda e alla struttura aeroportuale. Le manomissioni potrebbero essere state effettuate anche in altre strutture pubbliche in cui erano in uso gli stessi distributori. I carabinieri hanno denunciato i titolari della rosticceria Tavola Calda Pastry Chef di via Teatro Massimo per violazione della disciplina igienica sulla produzione e vendita di sostanze alimentari. Si tratta di un 26enne e di un 24enne, entrambi catanesi. I militari del NAS, ispezionando i locali dell'esercizio pubblico, hanno infatti rinvenuto e sequestrato alcune confezioni di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione e scaduti. Attività di formazione gratuita per i lavoratori delle cooperative agricole attraverso un percorso di qualificazione e aggiornamento per essere anche in regola con gli adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza sul lavoro, e quanto promosso dalla CILCA, la Cassa Integrazione Lavoratori Cooperative Agricole, al via questa mattina all'Istituto Alberghiero Carol Wojtyla di Catania, alla presenza dei rappresentanti di AGC, Conf Cooperative e Lega Coop e dei sindacati dei lavoratori del settore. L'obiettivo è proprio questo, è non solo aiutare le aziende a creare personale formato, sia per nel comparto della sicurezza sul lavoro, ma anche sulle qualificazioni del lavoro, sulla professionalità. Però diciamo che noi, voglio dire, abbiamo lanciato questo progetto che speriamo che indirizzi
e faccia capire alle aziende del mondo agricolo che la formazione è un elemento fondante per un'attività vincente, per le innovazioni che ci sono, per lo sviluppo, non solo sulla sicurezza, che è un fatto obbligatorio da questo punto di vista. Abbiamo informato le aziende che possono avere, aderendo a una CARS interprofessionale, possono avere formazione gratuita. Noi abbiamo l'interesse, come cassa extra legem, come CILC, che è costituita dalla parte datoriale e dalla parte sindacale, abbiamo ritenuto utile il dare un servizio alle cooperative agricole, puntando sul servizio all'attività di formazione. Attività di formazione significa che noi possiamo dare tutti i supporti nella fase progettuale, nella fase di indirizzo, e poi eventualmente a costo zero queste imprese possono usufruire di un'attività formativa che a loro serve naturalmente. La cooperazione appunto fa sì che la parte datoriale e la parte sindacale collaborino insieme affinché si viaggi nei binari della legalità in un'agricoltura che deve essere moderna, che deve essere formata e che deve rispettare appunto quelle che sono le norme e le leggi per quanto riguarda appunto quello che sono le produzioni alimentari. Per cui insomma, la nostra volontà è quella che si rispettino i contratti, si rispettino le leggi e si possa appunto procedere verso quella che è un'agricoltura sempre più legale e moderna. Il sindaco di Catania Enzo Bianco e l'arcivescovo Monsignor Salvatore Cristina, intervenuti ieri in Piazza Duomo alla 20ª giornata cittadina della donazione di sangue e del volontariato organizzata dall'arcidiocesi di Catania in occasione delle feste agatine. Alla manifestazione presenti anche il presidente del comitato organizzatore della festa di Sant'Agata Francesco Marano e il parroco della cattedrale Monsignor Barbaro Scionti. All'iniziativa hanno partecipato le confederate della donazione di sangue con 4 auto emoteche. L'iniziativa prevedeva anche la presenza di stand di varie associazioni di volontariato, sia civile che ecclesiastico, impegnate nella divulgazione di informazioni per combattere alcune gravi malattie. È stata inoltre organizzata una raccolta di alimenti, vestiario e coperte per i senza tetto, grazie anche alla collaborazione con l'associazione Sant'Agata in Cattedrale e con il Circolo Cittadino Sant'Agata. Raccolto anche denaro per la mensa della Caritas diocesana, presente anche lo Straludobus, la ludoteca ambulante della Caritas, che grazie alle attività dei volontari ha fatto divertire con i suoi giochi i tanti bambini presenti. Grande successo per la prima giornata del microchip gratuito che il Comune di Catania, EMPA e ASP Veterinaria mette a disposizione dei cittadini anche per il 2016. Ieri in Piazza Europa applicati 100 microchip.